Sono stati arrestati all'alba di stamattina i quattro presunti autori delle rapine messe a segno alla banca di credito sardo di Oliena, a bottino 6.000 euro, compiute il 26 settembre del 2012, e della fallita rapina all'Unicredit di Nuoro in via Badue Carros, perpetrata il 5 ottobre dello scorso anno. In manette, con l'accusa di rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo, sono finiti tre giovani di Oliena: Antonio Maria Boi, classe 1990, Giovanni Gungui, classe 1989, entrambi disoccupati, Antonio Lovicu, classe 1978, dipendente civile dell'amministrazione della difesa. Il quarto uomo invece è originario di Monastir, si tratta di Alessio Cherchi, classe 1978, pizzaiolo. Altri quattro giovani di Oliena sono indagati per gli stessi reati e le loro abitazioni sono state perquisite. Lovicu è indagato solo per la rapina di Oliena. I particolari dell'operazione, che ha visto l'impiego di 45 carabinieri dei comandi provinciali di Nuoro, Sassari e Cagliari e di un nucleo cinofilo dei cacciatori di Sardegna di Abbasanta, sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti il colonnello Simone Sorrentino, vicecomandante provinciale, il capitano Marco Chettene, comandante della compagnia di Nuoro, e il vicecomandante Andrea Mazzanti. I carabinieri sono riusciti ad individuare il sodalizio criminale, molto pericoloso perché progettava anche altri colpi, attraverso l'individuazione di un componente della banda. Si tratta di Boi, che per la magrezza è stato subito identificato. Da lì sono iniziate una serie di attività tecniche, come le intercettazioni, che hanno consentito di individuare la cerchia di amici e comporre il puzzle. Il modus operandi nel corso delle due rapine è stato lo stesso. Cherchi, originario del Cagliaritano e quindi non conosciuto, entrava in banca, estraeva la pistola e faceva entrare i complici, che compivano la rapina. Così hanno agito a Oliena, dove però era entrato in azione un comando di 5 persone. Lo stesso accadde a Nuoro, dove la rapina non ebbe l'esito sperato, perché il direttore spiegò ai malviventi che la sera le casse sono chiuse. Il legame tra Cherchi e il gruppo Barbaricino, ha spiegato il capitano Chettene, è dovuto al fatto che è stato commilitone di Lovicu. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati degli indumenti che corrispondono a quelli utilizzati nel corso delle rapine. All'indagine hanno collaborato i RIS di Cagliari. Sono in corso accertamenti per verificare se il gruppo abbia compiuto anche altre rapine.